E raga, bentornati su SmackDown vs Raw 2010. Oggi assisteremo a un incontro misto. Quindi raga, vi auguro a tutti una buona visione e buon divertimento.
Here we go with this anything goes false count anywhere match. Oh, there it is. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Trying to get under his opponent's skin with this one. And he's caught. What a vicious spear. The superstar's looking great here at the top of the first. Eccomi qui ragazzi, ero andato un attimo in bagno. Ok, e allora, ecco Pinkie Pie che lancia me sul ring. La vincita si avvicina, cerca di prenderlo ma non ci riesce. Una presa, gli do un calcio, lo mette all'angolo quasi. Aia, aia. Eccolo, fa correre all'angolo, cosa vuole fare la vincita adesso? Dai, cambio? No, qualche uno schiaffo e basta. Mancato il colpo, rovesciata, RJ continua a colpire e Pinkie Pie è euforica. Eccolo RJ, colpo, aia che male. Rispinge attacco e body slam, se non sbaglio. Pinkie Pie sembra nervosa, vuole il cambio credo. DDT di RJ. Ecco Pinkie Pie che entra. Cambio e ecco Aria Blaze. Ecco due contendenti veramente forti. Aria da un calcio, un pugno, un calcio, presa e boom. Ah, brutto colpo per Pinkie Pie e adesso sotto missione, ma FabiJ interviene in suo aiuto. Poi torna all'angolo perché lui gioca pulito, beh più o meno. E Aria mette all'angolo Pinkie Pie, ora la fa la correre alle corde, mossa, schivo, boom! Schivata, ecco, volevo dire. Allora, ecco, sì, Aria che dà pugno, un calcio, presa, e ancora la mette a terra, in faccia. Ora una serie di colpi. E rovesciata di Aria su Pinkie Pie. E ancora. Adesso l'ha ammazzata un po'. Pinkie Pie non riesce quasi a reagire. È succube di Aria. Una ammazzata. Ecco, contro attacco di Pinkie Pie. Olè! Calcio di Pinkie Pie. Ma ecco Blaze che ricambia. Tanto fa VJ e io, ma ci siamo. A VJ è nervoso. E qua il telefono, scusate. Eccomi di ritorno. Allora, ecco FabiJ che entra in campo per affrontarmi. Schiaffo di FabiJ, carattere di FabiJ, presa, corre all'angolo, FabiJ colpisce, va a segno. Aia. Ecco, con la quale cazzata prova a chiuderlo ma ci vuole le corde di mezzo.
pugno, calcio, presa, quella all'angolo e suppongo che sì, bellissima mossa, CC Music e aria da delirio. Per fare il Jay le cose si mettono male. Aia, Fabi Jay cerca di liberarsi, ma niente da fare, gente, niente da fare. Ecco, forse si libera, forse no, niente da fare. Eccolo, Fabi Jay si è liberato, DDT. Ottima mossa di Fabi Jay. E io ricambio il colpo e cambio e Aria Blaze ritorna sul ring. Fabi Jay sembra un po' stordito. Cambio e entra di nuovo Pinkie Pie. Un nuovo confronto fra le due. Sgambetto di Aria su Pinkie Pie. E aia, male al braccio. E adesso cosa dovrò fare? Pinkie Pie all'angolo mette Aria e poi la provoca un po'. Mossa di Pinkie Pie, olè. E cambio Fabi Jay così presto. Ma strano, Aria sembra un pochino infastidita di questo. E non sono i cordi di mezzo. Come va a finire? 1, 2. E Pinkie Pie riesce a liberare Fabi Jay. Olle! Looks like a tag to me. E Aria entra un'altra volta. Vediamo se Pinkie Pie riesce. Beh, si riesce, dai. Ma Aria gli restituisce il favore con una bella body. Non credo che era una body slam, forse sì. Ma non è che io le mosse le conosco tutte. Tanto loro è stata spettacolare. Prova a chiudere. 1, 2. Fabi Jay interviene e salva Pinkie Pie per un pelo. Mette Pinkie Pie, mette a terra Aria. Attenzione che Aria Blaze potrebbe fargli la mossa e finirla, ma Pinkie Pie la va con le sopra le corde e la butta fuori dal ring. Dai, cambio Fabi Jay. Che Aria fosse stata sordita quel qualche minuto fuori dal ring. Pinkie Pie e Fabi Jay avrebbero anche potuto vincere. Questa la definirei una schiacciata devastante. Forse Fabi Jay è stata a terra per un po'. No, si rialza subito. Cambio Pinkie Pie. Pinkie Pie mi sembra abbastanza nervosa. Incavolata direi mia. Mossa di Pinkie Pie combinata con Fabi Jay, che ovviamente Fabi Jay non attacca Aria, ovviamente. Mi sembra che Pinkie Pie lo faccia apposta a provocare Aria dando il cambio a Fabi Jay. Tanto una bella mossa su Fabi Jay. Ecco, Aria ritorna nel ring. Adesso vediamo Pinkie Pie se darà subito il cambio a Fabi Jay, visto che non cerca mai quasi lo scontro diretto con Aria. Fa comodo solo a lei. Infatti, come vedete, ora è in vantaggio lei su Aria. Eccolo, colpo di testa. She's one night, gente. Aria prova a schierare Pinkie Pie, sì, vediamo. 1, 2. Ah, per un soffio.
La miseria sta ancora sulla Pinkie Pie, miracolosamente. Colpo di Pinkie Pie. Cambio. La miseria entra. Pinkie Pie era piuttosto danneggiata da quel colpo, gente. Infatti aveva un forte dolore allo stomaco. Ecco, eccomi che attacco all'angolo. Ora ci sarà un colpo di corsa. No, solo un cambio ancora una volta, inutile direi. Da quanto pare è abbastanza chiaro che Pinkie Pie è l'elemento debole della squadra di FamiJ, è anche piuttosto dolorante. E quindi meglio lasciare il lavoro a Aria, penso. Visto che poi è anche campionessa, quindi è abbastanza in vantaggio sulle Divas. Ecco, prova uno schieramento. E ancora una volta il grande FamiJ salva Pinkie Pie, gente. Pinkie Pie ora prova a reagire ai colpi e ce la fa. Mossa di sottomissione, ma niente da fare. La miseria a quanto pare è un pochino azzeccato, direi. Di far male il naso, forse. Non si capisse bene. Tanto dire che qui ci sarà un cambio. Perché non vogliono assolutamente che FamiJ sia nel ring. Vogliono a tutti i costi schienare Pinkie Pie. E FamiJ è costretto a dare il cambio anche se non vorrebbe. Colpo di Pinkie Pie su Aria, gente. Pinkie Pie difficilmente riesce a combattere ora. Con una grande forza riesce a buttare Aria fuori dal ring e andare di nuovo a cambio a FamiJ. Tutti e due sono abbastanza affaticati. FamiJ ha anche un gran problema al naso. E si è capito. Ora corde, schiva, mossa. No, col uno schiaffo direi. Ora io lo metto all'angolo. Lo metto con il resto delle corde. Così quasi sarà la mossa. No. Ah, yeah. Quasi se tu diventa male. Carica di colpi. E boom. A quanto pare Pinkie Pie credo che vuoi entrare per aiutare FamiJ. All'angolo FamiJ. E lo fa un pochino girare all'angolo per fargli perdere un po' i sensi. Tensione sul braccio, mossa speciale, raga. Mentre Brace ha messo giù Pinkie Pie. Ecco, c'è il conteggio dell'abito. 1, 2 e 3. Pinkie Pie non ha fatto il tempo. Purtroppo vincono io e Aria. È stato un match visto molto combattuto questo, sì, veramente molto combattuto. I due sono felici della vittoria. Ora vediamo le statistiche e a quanto pare FamiJ non ha dato proprio il massimo, ma si rifarà la prossima volta. Bene ragazzi, allora questo appuntamento con SmackDown 2010 finisce qua. Ci vediamo al prossimo scontro, che anzi non voglio dire niente. Ciao.